parlare di obesità si fa riferimento normalmente all'indice di massa corporeo, che più comunemente viene definito con l'acronimo in inglese BMI, Body Mass Index, è il rapporto tra peso e altezza, o ancora meglio il rapporto tra il peso espresso in chili e il quadrato dell'altezza espresso in metri, quindi una formuletta con la quale facilmente ciascuno di voi può calcolare il proprio indice di massa corporea. Fino a 25 si viene considerati normopeso, tra 25 e 30 siamo in sovrappeso, da 30 in poi inizia il mondo dell'obesità. Vorrei premettere che l'indicazione all'intervento è una cosa molto seria ed è stata oggetto di numerose consensus, come diciamo noi, cioè incontri tra esperti che hanno discusso a lungo su quale debba essere il limite, ovviamente minimo, oltre il quale intervenire. E alla fine si è deciso che al di sopra di 40 si operano tutti fra 35 e 40 si operano i malati che hanno le cosiddette comorbidità, cioè le malattie connesse al peso in eccesso, ad esempio l'ipertensione, l'ipercolesterolemia, il diabete. In realtà sono in corso studi, ricerche per abbassare questo limite, quindi a indici di massa corporea compresi fra 30 e 35, in particolare per i pazienti diabetici. Ma attualmente le linee guida dicono fra 35 e 40 con comorbidità e oltre 40 anche in soggetti sani. La chirurgia dell'obesità nasce, credo, tra gli anni 50 e 60 del secolo scorso, non vorrei sbagliarmi di tutto. E poi in realtà è stata abbandonata perché condotta con tecnica tradizionale aveva risultati pessimi, legati soprattutto alla guarigione dopo dall'incisione. Nel 1990 viene introdotta la laparoscopia, quindi la chirurgia cosiddetta minimo-invasiva fatta con microincisioni, e a quel punto la chirurgia dell'obesità riprende vigore perché effettivamente i risultati sono da subito sembrati eccellenti. Esistono diversi tipi di intervento che vengono distinti per meccanismo d'azione. Normalmente si distinguono in due grosse categorie che sono restrittivi, in cui noi operiamo un restringimento fisico dello stomaco con vari metodi, e quelli cosiddetti malassorbitivi, in cui oltre ad alterazioni, diciamo, della forma del viscere, introduciamo determinati accorgimenti per cui a parità di materiale ingerito, di cibi ingeriti, se ne assorbe di meno. Quindi questo è un altro dei meccanismi di dimagrimento. Poi ovviamente esistono gli interventi misti in cui abbiamo un meccanismo, un'associazione tra meccanismi restrittivi e malassorbitivi. La chirurgia dell'obesità è stata riconosciuta ormai da tempo come l'unico rimedio, quando ricordano le indicazioni, come dicevo prima, per ottenere un dimagrimento duraturo nel tempo. I benefici sono molteplici. Dal punto di vista della cosiddetta cenestesi, passatemi un termine insomma, un po' in disuso, insomma, del benessere psicofisico, i benefici sono enormi. La parola, il termine che più frequentemente ricorre in pazienti che sono dimagriti dopo essersi sottoposti a intervento è che la loro vita è cambiata, quindi capirete che c'è un impatto enorme. Anche dal punto di vista medico, i benefici sono enormi. L'ipertensione normalmente sparisce, il diabete guarisce, la sindrome metabolica idem, quindi si ha una minore necessità di ricorso ai farmaci e quindi la sopravvivenza si allunga. Va detto che le indicazioni nascono proprio anche da questa considerazione e mi riallaccio alla seconda parte della domanda, cioè ai rischi. Esiste un rischio di morte? Che è molto basso, ma esiste, legato ovviamente alle complicanze di questi interventi che esistono. E le indicazioni si basano proprio sul fatto che oltre un certo limite di peso, il rischio di morte per intervento è nettamente inferiore al rischio di morte se quello stesso paziente mantiene il suo peso in eccesso.
E a distanza di qualche anno sviluppa ovviamente malattie cardiovascolari e neurologiche, che sono poi le cause di morte più frequenti nei pazienti obesi.